Situato su una collina elevata e raccolto attorno al castello e alla chiesa parrocchiale, Moncucco fu concesso in feudo da Ottone I a Daimone Conte di Vercelli. Nel 1100 pervenne alla famiglia Radicati, fu poi sottomesso a Chieri e in seguito ai Marchesi di Monferrato. Successivamente il feudo passò ai Solaro, ai Grisella e ad altri feudatari sino ai Carron di San Tommaso. Il castello ha pianta irregolare ed una torre posta nei pressi dell'ingresso. Ha mantenuto solo in parte il suo carattere medievale, anche per i successivi interventi di trasformazione in epoca barocca. La parrocchiale, posta su un bastione esterno del castello, ha origini antiche, ma venne in gran parte ricostruita agli inizi dell'Ottocento. Per l'occasione il parroco acquistò e fece trasportare e rimontare l'altare maggiore delle monache di Santa Maria Maddalena di Torino, opera certa di Filippo Juvarra. L'imponente facciata, costruita sul modello di un arco di trionfo, è l'opera prima dell'architetto torinese Giuseppe Maria Talucchi. Il campanile, già torre civica, sorge isolato, poco lontano dalla chiesa, in prossimità della chiesa della confraternita dedicata a San Michele.